Sia lodato Gesù Cristo. Consideriamo oggi il Vangelo della seconda domenica di Quaresima, tratto dal Vangelo di San Luca. È la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Luca, se leggete il Vangelo, vedrete, è, si può dire, anche l'evangelista della preghiera, perché lui descrive molto spesso Gesù in preghiera, quando lo Spirito scende su di lui al fiume Giordano, quando svolge anche i suoi impegni apostolici, c'è sempre una preghiera che lo precede. Appunto qui sulla cima del Tabor prega, eccetera, in molti momenti. Quindi l'evangelista Luca ci presenta un Gesù che prega lui stesso e che ovviamente ci invita alla preghiera, ci vuole attirare verso Dio Padre, verso la preghiera. E in effetti questo avvenimento della trasfigurazione potremmo chiamarlo anche un mistero d'attrazione. Così è scritto anche nei testi che vi proponiamo come meditazione per questa settimana, i quali, vi ricordo, contengono una meditazione più estesa, più dettagliata di quella che vi presento io con questo video. Quindi vi consiglio molto anche di leggere il testo aggiunto alla mail che avete ricevuto. Cosa ci dice la trasfigurazione? Se è vero allora che Gesù vuole attirarci a Lui e attraverso di Lui verso il Padre, è che dobbiamo seguire la strada che hanno fatto gli Apostoli seguendolo. Quindi in un certo modo anche noi saliamo sulla montagna o entriamo nel deserto, questa è un'altra immagine simile. Tentiamo, come dire, di isolarci un attimo nei momenti di preghiera, è quello che facciamo normalmente, magari in un luogo più silenzioso, in un luogo più appartato, per metterci in ascolto della presenza di Dio. Chiediamo quindi, durante la Quaresima, che Gesù ci attragga sempre di più verso di Lui e nella pratica ci aiuti a trovare quei momenti di preghiera che aiutano tutti noi a cercarlo e a trovarlo. Gesù nella trasfigurazione mostra la sua luce, la sua gloria, e Dio Padre che ce lo mostra come suo vero figlio, e simbolicamente possiamo dire che è lui che prende nella sua luce tutte le tenebre nostre, della nostra vita. Quindi nella preghiera, specialmente in Quaresima, affidiamo a lui tutte le nostre miserie, sia i dolori, ma anche i nostri peccati, i nostri limiti, tutto quello che almeno dà l'impressione di dividerci da Dio. E scopriremo, questo è l'insegnamento dei nostri santi, che invece proprio queste miserie, questi dolori, anche la sofferenza, possono essere le porte che aprono il nostro cammino alla misericordia di Dio, quindi all'incontro con Lui. Accettare la nostra debolezza ed affidarla al Signore. Se riuscissimo a farlo sarebbe bellissimo, e tutta la Quaresima è un invito continuo, anche i testi della liturgia, i testi penitenziali ci invitano a farlo e vogliono darci un aiuto. Il santo di questa domenica che ci accompagna è San Giovanni della Croce. Appunto nel testo allegato trovate una spiegazione più lunga che oggi adesso non ho il tempo di fare. Vi propongo però un testo di San Giovanni che riguarda proprio questa attitudine di confidare le nostre miserie, anche i nostri peccati, alla misericordia del Signore. Lui scrive: Signore mio, amato mio, se ancora ti ricordi dei miei peccati per non fare ciò che ti sto chiedendo, compi in essi, nei miei peccati, Dio mio, la tua volontà, che è ciò che maggiormente voglio, e mostra la tua bontà e la tua misericordia, e sarai conosciuto in essi. Se attendi le mie opere per esaudire con questo mezzo la mia preghiera, dammele tu e compimele, e le sofferenze che tu vorrai accettare e avvenga.
E se le mie opere non attendi, che attendi, clementissimo Signor mio, perché tardi? Perché se infine deve essere grazia e misericordia quella che nel tuo figlio ti chiedo, prendi il mio spicciolo, poiché lo vuoi, e dammi questo bene, giacché anche tu lo vuoi. Chi si potrà liberare dalle indegnità se tu non lo innalzi a te in purezza d'amore, Dio mio? Come si innalzerà a te l'uomo generato e cresciuto nella miseria se non lo innalzi tu, Signore, con la mano con cui lo creasti? Non mi toglierai, Dio mio, ciò che una volta mi hai dato nel tuo unico figlio Gesù Cristo, in cui mi hai dato tutto ciò che voglio. Perciò mi rallegrerò che non tarderai se io attendo. Perché indugi tanto, se già fin d'ora puoi amare Dio nel tuo cuore? Miei sono i cieli e mia la terra, mie sono le genti, i giusti sono miei e miei i peccatori. Gli angeli sono miei e la madre di Dio e tutte le cose sono mie e Dio stesso è mio e per me, perché Cristo è mio e tutto per me. Che chiedi dunque e che cerchi, anima mia? Tuo è tutto questo e tutto per te. Non accontentarti di meno e non far caso alle briciole che cadono dalla tavola di tuo padre. Esci e gloriati nella tua gloria. Nasconditi in essa e godi e otterrai ciò che il tuo cuore desidera. Bellissimo testo, come che mostra come anche per San Giovanni della Croce i propri peccati e le proprie miserie, viste alla luce del Signore, trovavano degli aspetti addirittura positivi, dei momenti di grazia che culminano in questa esperienza mistica, diciamo, di unità con il Signore e di vicinanza a tutto il creato. Chiediamo quindi l'aiuto di San Giovanni della Croce, ma di Gesù stesso, per il nostro periodo di conversione durante la Quaresima.